Le giornate FAI sono tra i più importanti appuntamenti dedicati alla cultura italiana, un momento atteso da milioni di italiani cui viene offerta la possibilità di scoprire in un fine settimana i grandi tesori della cultura e dell'arte spesso nascosti alla vista. Ed ora ne entrerà a far parte anche la città di Pagani. Parliamo delle giornate FAI di primavera, nelle quali è stato inserito l'itinerario alfonsiano, comprensivo delle visite al museo, alla pinacoteca e alla biblioteca, dove sono raccolti manoscritti cinquecentini e pitture di grande pregio artistico e culturale. Le visite saranno guidate da giovani studenti del Liceo Galdi di Cava e del Liceo Scientifico Linguistico di Pagani. Chiaramente le giovani guide saranno guidate, scusate la cacofonia, da ciceroni ufficiali della Congregazione Redentorista. L'avvenimento è quanto mai importante e bisogna dare merito a chi, pur vivendo lontano dalla città di Sant'Alfonso, ha voluto e vuole ricordare i momenti vissuti nella città del Santo. Il professore Italo Giordano, figura di primo piano del FAI Salernitano, ha voluto così mostrare ai più le bellezze della sua città natale e sfatare quelle voci che vogliono insistere nel parlare di Pagani come città da non visitare e frequentare. Fatto in modo che a livello nazionale Pagani potesse entrare nelle giornate che il FAI organizza in primavera in tutta Italia. Quindi Sant'Alfonso, la Basilica, il Museo, la Biblioteca e l'Archivio saranno eccezionalmente visitabili e presenti nel programma del FAI nazionale a fine mese, precisamente il 24, sabato 24 e domenica 25 marzo. Ci saranno queste giornate FAI di primavera che a Pagani si svolgeranno a Sant'Alfonso. Alla fine della manifestazione domenica sera ci sarà anche un concerto conclusivo del coro alfonsiano di Padre Saturno e durante le giornate ci saranno delle visite speciali, quindi tutto in via eccezionale in occasione di queste giornate FAI, un evento che mette in risalto la città di Pagani a livello nazionale. Ma perché ha voluto questo? Perché ho voluto questo? Perché comunque, anche se le attività professionali mi hanno tenuto lontano per parecchi anni da Pagani, io non vivo più a Pagani ma ci torno sempre con il cuore in mano, le mie radici sono qui, il mio cuore sta qui e per Pagani voglio sempre cercare, augurarmi e fare tutto quello che di meglio si possa fare.